La parabola del seminatore. Oggi vi racconto la parabola del seminatore. Un contadino andò a seminare del frumento nel proprio campo. Alcuni semi caddero sulla strada e vennero mangiati dagli uccelli. Alcuni semi caddero tra i sassi, subito germogliarono, ma poi morirono per mancanza d'acqua. Alcuni semi finirono tra le spine. Con il tempo, però, i rovi soffocarono le piantine di frumento che stavano crescendo. Tanti semi, infine, finirono nel terreno buono e fecero nascere tante, tantissime spighe piene di altri nuovi semini. Qual è il messaggio di questa parabola? Il seminatore rappresenta Gesù stesso, che semina parole buone nei cuori delle persone. I semi sono le parole di Gesù che dovrebbero cadere nei cuori degli uomini. E le parole di Gesù, noi lo sappiamo, si trovano scritte nella Bibbia e nel Vangelo. La strada è il cuore dell'uomo che non accoglie le parole di Gesù. Gli uccelli mangiano i semi che non possono portare frutto. Il terreno con i sassi è il cuore dell'uomo che prima ascolta, ma che poi non fa il bene, perché è difficile. Il terreno con le spine, invece, è il cuore dell'uomo che prima ascolta per un po' di tempo, ma che poi si distrae e lascia perdere. Il terreno buono, infine, è il cuore dell'uomo che ascolta Gesù e che si comporta bene. Ecco alcuni esempi. Io sono come la strada se non ascolto. Disubbidisco, litigo con gli altri. Io sono come il terreno sassoso se penso solo a me stesso. Non mi impegno nello studio. Io sono come il terreno con le spine se guardo la TV invece di aiutare i miei genitori. Gioco tutto il giorno con i videogiochi e non faccio i compiti. Penso al cellulare invece di aiutare un bisognoso. Io sono infine come il terreno buono se sono educato, collaboro con gli altri, rispetto le regole, aiuto gli altri a fare i compiti.